Si sa che le chat di WhatsApp, sia che siano i nostri dispositivi iPhone o i nostri dispositivi Android, sono un qualcosa di estremamente importante, come lo sono ovviamente anche il fattore di backup. Sicuramente il metodo tradizionale per poter andare ad effettuare già di base il backup all'interno dei nostri dispositivi è un qualche cosa che sicuramente a volte può rallentarci, ma soprattutto anche a volte dimenticarsi di poterlo fare, dato che ovviamente se non lo andiamo ad attivare manualmente, oppure magari la nostra gestione può essere sicuramente non giornaliera, sicuramente può incorrere in quelle che sono le perdite dei dati. Ebbene, oggi, grazie a un programmino di Tenorshare chiamato UltData, voglio svelarti come poter andare a risolvere questo semplice problema. Ma prima di ciò, ti ricordo di iscriverti al canale per poter essere aggiornato sempre sui nostri video. Per poterlo utilizzare, infatti, è semplicissimo. Infatti, non ci basterà altro che. Prima cosa andiamo sul sito di Tenorshare e andiamo quindi a scaricare il nostro programma. Poi, successivamente a questo, per prima cosa ci dirigiamo su Recupera dati WhatsApp. Poi ci uscirà questa schermata dove ci dirà di dover andare ad attivare la modalità di debug USB sul nostro dispositivo. E per poterlo fare è semplicissimo. Infatti non ci basterà altro che andare su Informazioni di sistema, in questo caso, e seguire tutte quante le operazioni che vengono mostrate qui, ovvero premere 7 volte su versione appunto UMI in questo caso, poi scorrere in basso e vediamo che si va ad attivare quindi la funzione di impostazioni per sviluppatore. Una volta fatto ciò, ci basterà quindi scorrere in basso per ritrovare quindi la funzione di debug USB e non ci basterà altro quindi che attivarla. Una volta fatto ciò, quindi ci basterà premere sul tasto avvia e assicurarci di aver fatto quindi il backup sul nostro WhatsApp. Una volta fatto ciò, si seguiranno tutte quante le operazioni che automaticamente il nostro programma ci permetterà di fare e qualora uscirà questo messaggio non ci basterà altro che ritornare nelle impostazioni di sviluppatore e andare quindi ad attivare la funzione che si chiama appunto installa tramite USB. Qualora ci dirà di attivare l'account oppure di inserire il nome della password, andremo ad attivarlo e poi ovviamente ci permetterà di poter continuare le nostre procedure andando ad installare poi manualmente il nostro WhatsApp. A questo messaggio clicchiamo su Esegui backup e poi continuerà ad svolgere le operazioni automaticamente. Una volta quindi terminato tutto, ci uscirà quindi la schermata che inizierà quindi la scansione dei dati sul nostro WhatsApp e man mano ovviamente il processo andrà avanti, poi può impiegare diversi minuti per poter andare a svolgere il tutto, inizieranno quindi ad uscire tutti quanti gli elementi composti da quelli che possono essere chat oppure immagini, come in questo caso, oppure anche documenti, video, scansioni, audio in generale, e quindi poterli andare a scaricare ovviamente manualmente. Ma se noi andiamo nella sezione appunto messaggi, ritroviamo appunto tutte quante le nostre chat e ovviamente una volta terminata la scansione non ci basterà altro che selezionare quelle che noi vogliamo andare a recuperare, premere sul tasto verde in basso e poi andare a salvarle su quello che può essere ad esempio il nostro PC, come in questo caso, magari in una cartella specifica. Una volta finito il caricamento ci ritroveremo tutte quante le chat all'interno appunto della nostra cartella. Attenzione però, perché qualora tu vada a ripristinare con le impostazioni di fabbrica il tuo dispositivo senza aver fatto ovviamente un backup, indipendentemente da come, ovviamente potrai perdere tutti quanti quelli che sono i tuoi dati e non sarà poi più possibile poterli recuperare. Questo processo che abbiamo visto è valido per Android, ma devi sapere che ovviamente lo stesso identico processo vale anche per i nostri iPhone. E in descrizione potrai vedere tutti quanti i link necessari per poter trovare anche questo programma su iOS. Come abbiamo potuto vedere, grazie a questo programmino ci faciliterà la vita e soprattutto ci permetterà di poter andare a recuperare tutte quante le nostre chat, qualora ovviamente magari abbiamo perso oppure abbiamo avuto problemi sul nostro tipo di dispositivo. Spero che questo video ti sia stato utile. Se ti fa piacere, iscriviti al canale, metti mi piace con la campanellina e ci vediamo al prossimo video. Ciao!